molto velocemente. Sono uno dei poveri sottoculturati che vota Grillo, che fa parte del movimento. Dico anche che la mancanza di cultura politica si dovrà poi testimoniare andando a confrontare i nostri atti politici che i nostri consiglieri 5 Stelle depositano in tutta Italia con quelli degli altri partiti, tenendo ovviamente anche conto che in Emilia Romagna noi siamo 2 e il PD sono 25, quindi guardare la qualità degli atti, delle proposte di legge e poi capire se siamo o non siamo, per che tipo di scuola e via discorrendo. Penso che se stasera la buttiamo sul personale, insomma, non facciamo un bel servizio a nessuno, anzi facciamo annoiare qualcuno che non conosce le questioni. Chi si vuole informare su internet può trovare varie versioni, poi si farà un'idea. Ma questa è colpa un po' però del PD locale. Io ho letto oggi un articolo sul giornale che diceva: ah, il PD organizza questa serata sui grillini, ma non è una serata per parlare male di loro, ma per confrontarsi con loro. E poi nella città, nella provincia dove siamo più forti in tutta Italia, non chiama al tavolo un esponente qualsiasi. Non mangiamo nessuno, con tutto il rispetto per Monica, però si chiama proprio una persona che mediaticamente, con grande forza, ha criticato il Movimento 5 Stelle. Allora qual è l'obiettivo? Io però non sono di quelli rancorosi, non sono di quelli che porta avanti sempre la delusione. Condivido e ringrazio gli autori che hanno fatto veramente un bellissimo documentario. E ringrazio anche Pippo. Ringrazio Pippo che oggi al tavolo fa la parte del grillino che difende il Movimento 5 Stelle. Io non sono di quelli che è nel Movimento 5 Stelle principalmente perché è deluso o dai partiti o perché si sente tradito dall'ex moglie. Io sono nel Movimento 5 Stelle perché voglio vivere la politica e immaginare il futuro in modo diverso, fuori dagli schemi partitocratici. Questo è il motivo per cui sono nel Movimento 5 Stelle. Non voglio più sentirmi dire tu sei di destra, tu sei di sinistra. Voglio pormi davanti ai miei concittadini, senza etichette, mettendo al centro la conoscenza, come spiega il documentario, e confrontarmi. Se avrò dei cattolici integralisti, non li espellerò, perché noi non abbiamo dogmatismi culturali, li ascolterò e cercherò di confrontarmi, rispettando il pluralismo e le posizioni di tutti. Il partito oggi ha un'etichetta. Un'etichetta che a me in una società così complessa come quella di oggi sta stretta. Io ho messo da parte molte posizioni personali, io a scuola facevo occupazioni contro i finanziamenti alle scuole paritarie, però cosa c'entra? Entro nel movimento e cerco anche di mettere in discussione le mie idee, e questa è la nostra diversità. E dico al sindaco Marciantelli, che è un formidabile oratore, che noi non siamo, da come parlavi, sembra che noi abbiamo magnetizzato i voti delle liste civiche. Noi siamo un gruppetto di persone, siamo sempre quelli che ci rimbocchiamo le maniche, ma sembra che siamo chissà cosa, un'armata. Siamo dei cittadini che hanno pochissimo tempo libero, che se lo spendono per cercare di fare delle proposte per migliorare la propria città. Questa è la nostra antipolitica. Questa è la nostra antipolitica. Voi avete milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti, che noi non abbiamo, perché quei due spiccioli che ci spettavano per la prima volta nella storia una forza politica li ha lasciati. Noi non abbiamo tesorieri, è vero che il conto corrente è intestato a me e al mio collega De Franceschi, come in Piemonte, ma perché rispettiamo il nostro tutto. Il movimento si basa sulla responsabilità personale. Noi abbiamo un sito internet dove si vede come muoviamo quei soldi. Per la nostra vita privata ne teniamo 2005 e il resto va per degli scopi condivisi. E non è populismo, non è uno slogan, perché io personalmente ho rinunciato in 5 anni a 300.000 euro un appartamento. Allora, quando dei cittadini iniziano a fare politica partendo da questi presupposti, è chiaro che chi poi ci vede dall'esterno capisce che è una politica diversa. Poi siamo i neonati contro i vecchi dinosauri, esistiamo da 2 anni come movimento. È chiaro, Monica, che potremmo fare degli errori, non siamo perfetti, siamo inesperti. E in una società abituata a Maria De Filippi, dove fa audience l'urlo lo scontro, ripartire come cittadini e confrontarsi è dura. E anch'io l'ho imparato nel tempo. Però non si può generalizzare in questo modo e buttare fango su tutto, secondo me, e poi rispetto perché ci passa la pancia, lo stomaco e via discorrendo.
Quindi io voglio guardare il futuro in una maniera diversa e il PD oggi non mi dà queste garanzie e non è per niente una proposta politica per me allettante.